eccomi come promesso a parlarvi di nuovo di energia dalla città cinese di Fuzhou. La Cina sta attuando importanti manovre per quel che riguarda l'uso di energia da fonti rinnovabili e in particolare sta accelerando sulla decarbonizzazione, visti gli enormi danni ambientali e sanitari dovuti all'inquinamento atmosferico che ha raggiunto appunto livelli impressionanti e dovuto appunto all'ampio ricorso del carbone. E danni, pensate, che pesano per quasi il 12% del PIL. L'ultima iniziativa è la realizzazione già iniziata di un gigantesco impianto fotovoltaico commerciale, una struttura di 25 km quadrati nel deserto del Gobi, che una volta terminato fornirà energia a più di 1 milione di abitazioni nella provincia del Qinghai. E il cuore di questo grandissimo impianto è costituito da 6 torri solari da 135 megawatt l'una che permetteranno di ridurre di circa 896.000 tonnellate le emissioni di biossido di carbonio. Un bel passo in avanti per questo paese, ma per tutto il pianeta. L'obiettivo di Pechino consiste nel raggiungere il picco massimo di emissioni di CO2 entro il 2030, per poi iniziare la discesa, e sempre entro la stessa data è previsto il raggiungimento del 20% di energia proveniente da fonti pulite. Una bella sfida che la Cina punta a vincere, aggiudicandosi attualmente il primo posto nella classifica delle nazioni che maggiormente investono sull'energia verde, superando gli Stati Uniti, scesi al terzo posto dopo la Germania, con un investimento pari a 54,4 miliardi di dollari. Io vi do appuntamento con una nuova pillola di energia direttamente dalla Russia. A presto!